Vittoria fondamentale contro Alessano per Basi Grafica e Geosat Lago Negro che chiude in grande stile la prima fase del campionato di Serie A2 maschile. Una vittoria importante ma anche sofferta quella contro Alessano per gli uomini di Mister Falabella che su un campo difficilissimo sono riusciti a spuntare 2 punti dopo aver sofferto e cacciato fuori le unghie in 2 ore e mezzo di spettacolo puro. Le due formazioni si sono alternate nella conduzione della gara. Partiti subito bene i biancorossi nel primo set, nel secondo l'avanzata pugliese frena la marcia di Josa & Co. Il match si fa più equilibrato e così si vedono scambi spettacolari. Sul tie-break gli uomini di Falabella incamerano un vantaggio importante e nonostante Alessano tenti il recupero, deve arrendersi sul 12-15 lasciando esplodere tutta la felicità lagonegrese nella vittoria finale. Su un campo così sapevamo di venire a giocare una partita durissima e con un Cernic così in forma questa vittoria ha un valore ancora più grande. Partita strana, nel primo set noi siamo entrati molto concentrati e soprattutto ci funzionava molto bene il servizio, abbiamo messo la loro ricezione in grande difficoltà. Dopo loro sono cresciuti soprattutto nel fondamentale della ricezione ed è stata una partita combattuta alla pari, infatti è finita al tie-break ed è giusto così. Finisce la regular season, siamo stati bravi, come ci definiscono alcuni dei cecchini perché abbiamo vinto tutti e 8 gli scontri diretti e quindi partiamo con un buon vantaggio. Naturalmente dobbiamo fare di tutto per non fare la lotteria dei playout e quindi provare ad arrivare nelle prime 2 posizioni. Dopo le gare di ieri si è stilata la nuova classifica che aprirà la seconda fase del campionato e la Pool Salvezza, che vedrà schierate anche le ultime 5 squadre del girone blu. I Vallnocini sono primi del nuovo girone con 22 punti a 5 lunghezze dalla seconda Cantù. Domani sarà pubblicato il calendario di questa seconda fase che terrà conto dei piazzamenti della regular season.